Allora, ciao Francesco, benvenuto su Solarpunk Italia. Io ho un'intervista per te e vorrei procedere subito con la prima domanda, che in realtà è una mia curiosità. Ho l'impressione che nel 2008 hai chiuso un ciclo e nel 2014 ne hai aperto un altro, sbaglio? Tra quelle due date, cos'è successo? Innanzitutto grazie per l'invito e l'ospitalità, mi fa molto piacere poter contribuire a questo format che spero abbia successo e possa portare le idee del Solarpunk in Italia. Per rispondere sì, alla tua domanda, in effetti è successo molto in quei 6 anni, di fatto lavoravo all'IBM. E si è chiuso effettivamente il mio rapporto di lavoro con l'IBM con una cessione di ramo d'azienda, per cui in quel momento ho dovuto decidere se continuare a lavorare nel settore dell'IT oppure cambiare vita. E di fatto ho cambiato vita anche perché è nata mia figlia Sofia e ho deciso di fare un corso per redattore a Oblique. E proprio nel 2009 vincevo poi il primo premio Urania e quindi ho diciamo, continuato su questa strada anche molto con grandi difficoltà, in salita, senza alcuna certezza, facendo poi degli stage come redattore per Dino Audino e poi ho lavorato per un po' in Keepall. Ecco, poi nel 2015 anche un po' prima abbiamo dato quest'idea di feature fiction che ho proposto a un piccolo editore romano che si chiama Mincione Edizioni e per un paio d'anni abbiamo collaborato, poi diciamo, il progetto ha preso una strada indipendente, diciamo, è diventato un po' più complesso da gestire, quindi insieme al mio socio Francesco Mantovani, a mia moglie e altri due o tre pazzi che sono uniti a questa avventura, abbiamo aperto l'associazione culturale di Bene, bene, un bel percorso che non è ancora terminato, ovviamente. Assolutamente. Un'altra domanda. Qual è il risultato più eclatante di quei 6 anni di vita di future fiction, magari inaspettato? Ma il risultato più eclatante, secondo me, è quello che è successo dopo la pubblicazione di Nebula, cioè aver portato la fantascienza cinese in traduzione direttamente dal cinese e in doppia lingua, benché fossero uscite un paio di antologie di fantascienza cinese per Urania, Onda Futura, mi pare, e Qigong. Ecco, c'è stato un iato di molti anni per cui la fantascienza cinese era scomparsa completamente e l'abbiamo riportata in Italia e quindi questo ha un po' creato una tensione, una curiosità che molti lettori, molte lettrici hanno apprezzato. E di fatto mi ha portato poi ad andare in Cina per 6 volte negli ultimi 3 anni Caspita. e a costruire un percorso incredibile con la Cina, tanto che 5 antologie di science fiction verranno pubblicate in Cina prossimo anno, tra questo e il prossimo anno, e 2 miei romanzi, Livido e Blockbuster, sono in uscita quest'anno per l'editore cinese di Pechino. Tra l'altro, appunto, le cose sono diventate talmente incredibili, fantascientifiche, che mi hanno fatto presidente onorario del Teaching Fortress Science Fiction Center di Chongqing, Ah, però. dove gestirò un vero e proprio workshop di fantascienza che si chiama Future Fiction Workshop, in un mese con appunto l'obiettivo di formare una generazione di nuovi scrittori e poi tradurre questi testi dal cinese all'italiano, all'inglese, e lì stanno proprio aprendo un grande centro per lo sviluppo della fantascienza. Quindi, tra l'altro, anche l'antologia del Solarpunk che ho pubblicato quest'anno uscirà il prossimo anno in Cina. Quindi questo è sicuramente un risultato
incredibile, inatteso e al di là di qualunque sogno avrei mai potuto avere quando sono partito 6-7 anni fa. Ecco. Bene, molto bene, bello. Ci hai dato già un piccolo anticipo, però parlaci comunque in breve delle novità dell'associazione per il 2021. Dunque, sì, nonostante le difficoltà oggettive nel portare avanti le uscite e anche riuscire a promuoverle in modalità normale, seppur normale, normale c'è ben poco in questi ultimi 10 mesi, abbiamo comunque delle uscite estremamente interessanti e il piano editoriale vede cose mai viste in Italia e quindi partiamo a gennaio con un'autrice che si chiama Mo Min, è un'autrice giovanissima cinese di grandissime prospettive, una raccolta di racconti in doppia lingua, quindi cinese e italiano, e secondo me piacerà molto perché i racconti sono di altissimo livello. E poi a febbraio faremo uscire la prima antologia di fantascienza greca mai pubblicata in Italia. Mm-hmm. La fantascienza greca ha un ottimo parco autrici e autori in questo momento e tra l'altro è un caso straordinario anche questo perché appena abbiamo fatto l'annuncio della coedizione dell'antologia in italiano per Future Fiction e in inglese per Luna Press, siamo stati contattati da un agente giapponese che ci ha fatto un'offerta per pubblicare il libro anche in giapponese, quindi uscirà per un editore un po' più avanti. E poi ecco, mi fa piacere poter annunciare qui in anteprima che ad aprile faremo la seconda antologia sul solarpunk, che si avrà come sottotitolo Dalla disperazione alla strategia. E abbiamo raccolto di nuovo circa 14-13 storie da tutto il mondo, come sempre nella nostra visione multiculturale e in traduzione almeno da 3 o 4 lingue, insomma dovrebbe esserci un racconto dal Brasile, credo un racconto dalla Cecoslovacchia, dal Canada, insomma cerchiamo un po' di sempre dare una visione globale del movimento solarpunk, che ovviamente ha una sua connotazione internazionale, no? E quindi mi piace sempre poter dare voce e rappresentare quanti più futuri possibili. Certo. E poi, parlando proprio di futuri, a maggio faremo uscire la prima antologia di fantascienza africana mai pubblicata in Italia. Che bello! È stato un lavoro di alcuni anni per riuscire a selezionare i racconti, ma sarà un lavoro ben corposo perché sono più di 17-18 storie che porteremo in Italia per la prima volta. Non è mai stato fatto niente del genere, ma negli ultimi 4-5 anni sia negli Stati Uniti il fenomeno dell'afrofuturismo che proprio nel continente africano, la fantascienza africana stanno man mano ricevendo più visibilità e sta anche qui crescendo un'intera generazione di scrittrici e di scrittori, quindi ci sembrava importante tradurli e pubblicarli in italiano. Bene. E poi finisco semplicemente con giugno-luglio, dove si spera riusciremo a fare la Eurocon a Fiji, certo. vicino a Roma, e per quell'occasione ho pensato di pubblicare il volume European Science Fiction numero 1, mm-hmm. dove ho raccolto 15 storie da tanti paesi europei, li pubblicheremo questa volta però in inglese. Insieme anche al secondo volume di World Science Fiction, anche questo in inglese per l'occasione, quindi tante cose. Sì, tante davvero, caspita, complimenti, è un bel lavorone insomma. Allora, io è da un po' che vado a vedere il tuo sito di Future Fiction e lì dichiari, allora,
È molto difficile che Future Fiction pubblichi storie di fantascienza militare, space opera, viaggi nel tempo, incontro con gli alieni, esplorazioni e colonizzazioni spaziali, mondi paralleli, urban fantasy, planetary romance, realismo magico e superumismo. Ma che cosa ti hanno fatto di male questi alieni? Dai, scherzi a parte, ci spieghi il motivo di questa scelta così precisa? Sì, diciamo che il motivo è che, diciamo, una spiegazione è anche un pochino tecnica secondo me, ma comunque ci tengo a dire che non è impossibile, ho solamente detto che è molto difficile. È molto difficile perché questi temi, secondo me, hanno un basso indice di sense of wonder. Uh-huh. E per sense of wonder intendo la capacità che un'idea susciti, diciamo, meraviglia e susciti quella sensazione di sbalordimento, di novità, di entusiasmo di fronte a qualche tipo di innovazione o di trovata letteraria. Per cui queste categorie, secondo me, in questo momento sono state già usate e utilizzate fino appunto alla noia, che è molto difficile che queste storie con questi temi, con questi contenuti, possano produrre quello che è il motore propulsivo e la spinta proprio fondamentale della fantascienza. Certo. Quindi non ho detto che sia impossibile, però è molto difficile poter scrivere qualcosa di originale in questi temi. E poi c'è un altro motivo che è più legato invece alla plausibilità, e per cui io tendenzialmente vorrei leggere delle storie che sono in grado di traguardare i prossimi 50 e 100 anni, perché ritengo, anche sulla base della mia esperienza da scrittore, che più si sposta l'orizzonte narrativo nel futuro, più diventa difficile descriverne con accuratezza le sembianze. Cioè, si può fare, ma si tende a sfociare nell'allegoria, nella metafora, nella trasposizione simbolica, no? Pensiamo semplicemente al linguaggio. Quanto è strano leggere un libro che diciamo descrive le vicende del 3000 e parla con la lingua di oggi. Sì. Ecco, se noi pensiamo a come la lingua 2000 anni fa, com'era, e di che cosa parlava e come era, come si sviluppava, ecco, per fare solamente questo esempio, no? Come è difficile riuscire a costruire un mondo credibile, plausibile, spostando così tanto l'orizzonte temporale. Si può fare, no? Perché comunque delle storie continuano ad avere una loro valenza, una loro importanza, ma diventano metaforiche, diventano allegoriche. E quindi personalmente ho fatto questa scelta, e nulla ha a che fare con la bontà o meno di un testo. Un testo può essere meraviglioso, un fantasy o un fantastico può essere assolutamente tutto di altissimo livello, con una lingua anche meravigliosa, però non è quel tipo di storie che su Future Fiction io tendo a pubblicare. Certo, beh, chiarissimo. D'altronde sei re e regni, quindi insomma, voglio dire, mi sembra giusto. No, ci sono tante altre case editrici che appunto hanno una linea editoriale, io ho scelto questa linea. Certo. E magari mi perderò anche qualche bella storia, no? Vabbè, però almeno sei coerente, insomma, con le tue aspettative. Allora, torniamo un attimo alla Cina, no? Già mi hai anticipato prima qualcosina e infatti mi sembra di aver compreso che la Cina stia investendo nella formazione di scrittori di science fiction. La situazione è eclatante per l'Italia, direi, ma forse ci si rende conto che è il solito settore di nicchia, poiché la formazione riguarda la letteratura in generale. Ci vuoi spiegare com'è la situazione e qual è il vero motivo di tale investimento? Cioè, siamo di fronte a un afflato filantropico? Allora, filantropico non direi, anche se può essere
diciamo, considerato un aspetto di tipo così, di supporto, di sviluppo, ma cerco di spiegare meglio. Di fatto la Cina sta portando avanti un discorso di sviluppo pragmatico, sviluppo del paese, di sviluppo culturale, di sviluppo industriale, di sviluppo economico, di sviluppo sociale, di sviluppo ambientale, tutto. Il paese sta vivendo un periodo incredibile, no? Quindi uno degli strumenti che loro hanno individuato per creare futuro, per generare scenari, è l'immaginazione. Certo. E quindi stanno mettendo proprio mattone dopo mattone, a partire dai licei, alle università, per arrivare ai centri di ricerca, alle aziende, e perfino alla politica, stanno mettendo in piedi una serie di iniziative che incentivano e stimolano proprio l'innovazione e l'uso della creatività come strumento per conoscere e padroneggiare scenari futuri. Sì. E poiché la fantascienza arriva nel futuro, hanno individuato questo genere come un possibile traino, un possibile elemento di così, conoscenza, di apprendimento, ma anche a volte appunto di insegnamento. Per esempio c'è un miliardo e mezzo di persone che utilizzano tecnologie molto all'avanguardia. Già se pensiamo agli ultimi mesi, con quello che è successo con la pandemia, no? La possibilità di tracciare il virus in Cina è stata molto più semplice, perché tutti sono estremamente pronti ad utilizzare un'app, a far sì che il telefonino diventi anche uno strumento di protezione, un dispositivo personale di protezione contro il virus. E quindi ecco, io ho visto, continuo a vedere questi scenari. Ovviamente c'è sempre un aspetto anche non inquietante, no? Nessuno nasconde dietro un dito dicendo che oggi è stato tracciato per il virus, domani può essere tracciato per qualche altro motivo, no? Certo. Quindi c'è questo elemento. Però quello che posso dire è che c'è un interesse, una passione, un entusiasmo per la fantascienza che non ha pari nel mondo, soprattutto per un altro motivo fondamentale. E il pubblico e il fandom cinese è costituito per la maggior parte da donne che hanno dai 17 ai 35 anni. E quindi in una prospettiva futura, se uno deve investire qualche soldo, certo. È un pubblico che sarà presente, che sarà attivo e leggerà per i prossimi 20-30 anni, quindi è una prospettiva abbastanza interessante da cavalcare, da esplorare, da promuovere anche. Ah sì, decisamente. Un'altra curiosità, ma in parte mi stai già rispondendo. Perché hai deciso di trovare sbocchi editoriali con mercati esteri e meno con l'Italia? Innanzitutto diciamo che io faccio il mercato italiano, nel senso che non so se ti riferisci agli autori oppure alle vendite. Nel senso, noi, diciamo, Chiuso Ufficio nasce per un motivo anche abbastanza semplice, cioè andando in libreria, nello scaffale della fantascienza, trovavo quasi sempre lo stesso libro scritto dallo stesso tipo di autore, un uomo bianco, tradizionalmente americano, perché scrive in inglese, e purtroppo ahimè, a volte molto spesso morto da 30 o da 40 anni. Quindi purtroppo è questo, se tu guardi lo scaffale, sì, non c'è questa grande varietà, variabilità, certo. Varietà. Certo. E allora mi sono chiesto che cosa è successo nel resto del mondo. È possibile che il futuro venga raccontato soltanto da un punto di vista, soltanto da una religione, da un'economia, da un unico testo? È possibile? Ovviamente ci sono
scriptici, però comunque sono poche, pochissime, e provengono comunque sempre dall'inglese come lingua, no? Certo. E allora sono andato a cercare tutte quelle autrici e quegli autori che, poiché sono nati in paesi diversi dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, sono semplicemente invisibili. Però ecco, quello che posso dire è che noi abbiamo pubblicato autrici italiane, autori italiani, abbiamo pubblicato abbiamo un catalogo di oltre 150 storie, però abbiamo tradotto da 10 lingue e da più di 25 paesi. Quindi aspetta, Silvia Fiction nasce con questa vocazione internazionale. Ovviamente siamo in Italia e comunque pubblichiamo in italiano, anche se negli ultimi 2 anni abbiamo cominciato a pubblicare anche in inglese qualche libro, stiamo timidamente affacciandoci anche al mercato internazionale, soprattutto grazie ad Amazon, che comunque consente la vendita dei libri su tutti gli store online, su tutti gli store, anche fisicamente, anche il libro. Quindi abbiamo magari un progetto che nasce in Italia, in italiano, ma che poi può essere facilmente esportabile anche all'estero. Ci tengo insomma a dire che abbiamo costruito dei rapporti con l'editoria cinese e anche il Solarpunk, quello che uscirà in Cina, uscirà anche in Brasile. Quindi ci tengo a dire che comunque l'idea è quella di costruire un network di piccole case editrici, un network di editor che si scambino un po' le storie a livello internazionale senza necessariamente dover passare dalla lingua ponte dell'inglese, senza necessariamente dover essere sempre attratti dal mercato anglofono. Bene, bene, bene. Un'altra mia curiosità, che cosa ne pensi dell'interesse che sta nascendo intorno al genere solarpunk in Italia, nello specifico in Italia appunto? Ma ovviamente ne sono stracontento. Quando ho pubblicato I Camminatori ormai 3 anni fa, nessuno in Italia e pochissimi nel mondo aveva mai sentito parlare del solarpunk, e oggi invece insomma, sono contento di poter dire che ci sono alcune antologie, no? Assalto al Sole, pubblicato da Delos, ci sono dei siti di riferimento, solarpunk.net, o anche, spero appunto, anche Solarpunk Italia, è una rete internazionale di blogger interessati al genere, ci sono panel sull'argomento a varie conferenze, io stesso ne ho organizzata una a settembre per la FutureCon e ho partecipato anche a una conferenza australiana sul cyberpunk, dove c'è stato un panel sul solarpunk, quindi sempre più autrici e autori si cimentano in questo genere di fantascienza, per cui diciamo sono abbastanza ottimista, soprattutto per il fatto che la narrazione distopica e quella del post cyberpunk possa trovare anche un'alternativa, in modo da proporre anche qualcosa di diverso dalla classica visione mainstream della realtà. Si tratta di allargare la proposta, no? Di allargare l'aperta, secondo me, accanto al cyberpunk, mi sembra giusto e doveroso che possa esserci anche il post-punk. Bene, certo, assolutamente, anche per cambiare un po' letture, perché, insomma, certo. No? Da quel lettore si stufa a leggere le solite cose. O almeno non che si stufa, ma può scegliere. Ecco, esatto. Può scegliere qualcosa e credo da autore che è anche piacevole, no? Poter ogni tanto uscire dalla propria comfort zone, diciamo. Assolutamente. Uscire dalla propria classica storia magari e provare, no? Nuove strade, nuovi personaggi, raccontare qualcosa di diverso. Credo che tutti possano beneficiare dalla diversità, no? Sì. La biodiversità letteraria, la biodiversità narrativa. Certo. Credo che cambiare, ma non perché uno debba cambiare per forza, ma quando c'è qualcosa di così interessante e così fertile come la prospettiva del solarpunk, credo che sia a volte anche doveroso.
giusto, assolutamente. E siamo giunti all'ultima domanda, e l'ultima domanda riguarda sia lo scrittore editor sia l'uomo Francesco Verso, forse più l'uomo Francesco Verso. Credi che il solar punk, mediante le visioni e le proposte narrate, possa contribuire al dibattito ambientale o almeno possa suscitare l'interesse verso le tematiche urgenti della sopravvivenza planetaria? Sì, credo di sì. Credo che il solar punk possa fare molto, soprattutto perché il dibattito ambientale negli ultimi 50 anni non ha avuto, no, questi grandissimi successi, e quindi credo che non si possa più prescindere da un dibattito economico e da un dibattito politico, certo, perché è lì che si gioca la partita dei prossimi 50 e 100 anni. E credo appunto che lo sviluppo economico proposto dal capitalismo, sebbene abbia da una parte arricchito milioni di persone in Occidente, no? Non è che lo nasconde, è inutile negarlo, certo, dall'altra però ha impoverito miliardi di persone nel resto del mondo, sì, soprattutto ha esternalizzato i costi del proprio progresso, tra virgolette, a discapito del capitale naturale. Certo. Oggi il capitale naturale è fortemente a rischio di rinnovamento, e quindi alla velocità a cui sta andando il capitalismo predatorio, lasciami passare questo termine, non è più sostenibile. Certo. E quindi dobbiamo smettere di illuderci che il progresso, così come lo abbiamo concepito, possa andare avanti e soprattutto possa essere esportato. Perché non dimentichiamoci che se due paesi come l'India e la Cina avessero la stessa tenore di vita, lo stesso livello di consumo che abbiamo noi in Occidente, ecco, il pianeta sarebbe al collasso. Noi dobbiamo assolutamente far sì che loro non abbiano lo stesso tipo di sviluppo che abbiamo avuto noi. Per questo sto spingendo così tanto, come il mio piccolo, in una maniera assolutamente irrisoria, spingendo a portare l'idea del solar punk, di un altro tipo di sviluppo, un altro tipo di economia in Cina, e spero in un giorno, chissà, magari anche in India, proprio perché ci deve essere una sostituzione di questo sistema economico con qualcosa che sia nel lungo periodo più sostenibile, altrimenti ci troveremo a fronteggiare delle guerre. Se non faremo nulla ci sarà la guerra per l'acqua, la guerra per la terra, la guerra per il clima, e la guerra stessa per la sopravvivenza, che in alcune aree del pianeta è già in atto. Per cui se la narrazione può aiutare a migliorare la consapevolezza, ad aprire gli occhi, insomma, io cerco di fare la mia parte, ovviamente non basta, non è sufficiente, però poiché il solar punk non è soltanto una connotazione letteraria, ma anche un movimento di tipo economico, di tipo politico, di tipo comunitario, di tipo aggregativo, di tipo anche legato all'agricoltura, all'architettura, al modo in cui facciamo, produciamo e ricicliamo le merci, credo che debba essere tenuto in considerazione da più persone possibili. Ecco. Bene, bene. Bene Francesco, la nostra intervista è terminata. Io ti ringrazio tantissimo per l'attenzione e per il tempo che ci hai dedicato, che hai dedicato a me e a Solar Punk Italia. E ti auguro un buon proseguimento nel tuo lavoro, nelle tue visioni, nella tua attività editoriale e chiaramente una buona vita.